Ciao a tutti Lego fan, benvenuti. Oggi vediamo qualcosa di un po' diverso dal solito. Diamo un'occhiata a una delle nuove scatolette. Cosa sono le scatolette? Queste qui. Sono queste versioni particolari che la Lego ha prodotto, che principalmente distribuisce gratuitamente nel senso come omaggi nel corso degli anni. Questa, ad esempio, è la prima che ho ed è del 2016. Non ce l'ho con me questa minifigura, però ho le altre, i due omini preistorici. Eccoli qua, uno l'uomo e la donna, di cui si trovate già le recensioni sul canale. Poi, in occasione della Pasqua dello scorso anno, hanno fatto uscire questa versione carina, con il cappello da coniglietto, molto 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 bella, con l'uovo e il pennello. E poi abbiamo visto anche una delle mie preferite, che è la versione Banana Guy, il ragazzo banana, una bella minifigura con delle stampe eccellenti. Però oggi non sono qui per parlarvi della mia collezione di queste particolari scatolette, ma per farvene vedere una nuova. L'omino di marzapane, eccolo qui. Il set è il 500-51-56. Questa in realtà è uscita nel 2016, però nei mesi scorsi è stata resa disponibile sul sito Lego per l'acquisto, quindi non è più un omaggio, ed mi è costata pochissimo perché era anche scontata, se ricordo bene. Ok. Come si presentano, come un po' tutte le altre, quella un po' più particolare, questa, dove c'erano due minifigure, con le due minifigure degli uomini preistorici. C'è una prima carta, che è questa qui, che va tolta. Ops. E poi qui abbiamo la vera e propria casetta. Questa è, ovviamente, essendo l'omino di marzapane, questa è la casa di marzapane. Come potete ben vedere, ci sono diversi elementi che ricordano dei pezzi Lego. Questa è la bicicletta glassata. ovviamente questi sono tutti pezzettini Lego disegnati. Poi c'è la porta, e la minifigura è presente all'interno della porta. Ora cerchiamo di non fare troppi, troppi danni con l'apertura. Io non riesco mai ad aprirle nel modo corretto. Infatti, vabbè, fa niente. Eccola qui. Questa è l'apertura, e questo è l'omino di marzapane. Andiamo a recuperarlo. Eccolo qui. Questa la richiudiamo, io poi le conservo sempre queste qui. Eccolo qui, il nostro omino di marzapane, davvero davvero carinissimo. Una minifigura come tante altre, ma con una testa che non è come le altre. È schiacciata, eccola qui, carinissima, che viene inserita, come ovviamente tutte le altre teste delle minifigure Lego. Molto bella, davvero una minifigura eccellente, stampata sulla parte anteriore solo. E questa qui non è il primo omino di marzapane uscito. Non ricordo bene in quale serie, ma in una delle serie collezionabili delle minifigure Lego era presente una versione dell'omino di marzapane, però come accessorio un bicchiere rosso, Red Cup, però con una scritta del tipo, non ricordo se era scritto in inglese, non ricordo se era scritto bevimi o mangiami, insomma, quindi molto 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 molto, molto carina. Quella minifigura io non ce l'ho nella mia collezione, la sto cercando da un po', però insomma in compenso questa qui è comunque una versione molto molto bella. E particolare il fatto che è stampata anche sulle braccia, come vedete ci sono anche qui dei puntini neri, come pure qui, come su tutta la minifigura. E non sono tante le minifigure stampate anche sulle braccia. Bella, direi che è davvero una splendida minifigura da aggiungere alla propria collezione. Credo che sia adesso
esaurita, però insomma date un'occhiata sempre sul sito, c'è il reparto minifigure e in questo periodo troverete le minifigure collezionabili dei personaggi Disney della seconda serie, insomma quindi acquistatele perché ne vale la pena secondo me. Ok ragazzi, un piccolo video, un breve video proprio per farvi vedere questo omino di marzapane. Che altro dirvi? Collezionateli tutti, anche se sembra lo spot dei Pokémon. Buona costruzione a tutti e alla prossima. Ciao!